Ciao amici blucerchiati, bentornati! Incredibile, dopo 2 punti in 2 mesi ne facciamo 6 praticamente in 3 giorni. 3 i gol che la Samp rifila al Crotone, 3-1 il risultato finale. Tra 4 giorni invece l'ultima partita dell'anno, 4 giorni rispetto a quando io registro, cioè pochi minuti dopo il termine di questa partita di Marassi, decisa dai gol di Damsgaard, Jankto e di Fabio Quagliarella, momentaneo 1-2 per il Crotone su rigore di Simi al termine del primo tempo. Avevo rivisto un po', temevo di rivedere i fantasmi della partita col Benevento perché avversario di caratura simile, con insomma un destino da bassa classifica, da lotta a salvezza, ma con personalità e voglia di impostare il gioco. Poi per fortuna la Samp ha iniziato benissimo il secondo tempo e poi è riuscita a mettere al sicuro il risultato, segnando il 3-1 con Quagliarella che aveva segnato pure il quarto, annullato poi dal VAR, però importante perché il cross era stato di Candreva, è un annullamento con il VAR che non fa male alla Samp e ci permette anche di rivedere Candreva in squadra, Quagliarella che felice lo va ad abbracciare, insomma tante sensazioni positive per questa vittoria sul Crotone, non scontata, non banale, anche se si trattava di una squadra appunto che sta in fondo alla classifica. Pagelle, cominciamo come sempre da Odero, che oggi ho visto un po' scricchiolare nelle certezze che invece mi aveva dato nelle settimane scorse, intuisce ma non pare a rigore di Simi, questa non è una colpa, ma aspettiamo sempre il giorno in cui riuscirà a darci una gioia quando fronteggia un avversario che gli si presenta dagli 11 metri. Un po' incerto nelle uscite, parata importante la sua su Rezza, comunque sempre una certezza in ogni caso il nostro portiere. Certezza anche la sfortuna e gli infortuni che colpiscono questa squadra. Non posso dare voto a Ferrari che si infortuna all'alba del primo tempo, disdetta, lo ha detto anche Ranieri, facendo autocritica, un rischio che si è preso visto che Ferrari tornava da un infortunio, rimetterlo in campo dopo la partita ottima di 3 giorni fa contro il Verona, quindi si assume anche un po' di responsabilità Ranieri. È entrato Torsby al suo posto, do 6 al norvegese che ovviamente noi tutti dobbiamo ringraziare per la sua duttilità e la sua disponibilità a interpretare anche questo ruolo di terzino destro che non è propriamente il suo. Partecipa bene alla fase offensiva, da un suo scambio con Damsgaard nasce l'azione del 2-0 di Jankto, soffre però difensivamente dalla sua distrazione insieme in corresponsabilità con Damsgaard. Nasce l'azione che porta poi Ekdal a fare fallo da rigore su Rezza, anche qui Ranieri l'ha detto, postura del corpo sbagliata che non invita Rezza ad andare verso l'esterno ma lo accompagna verso il cuore dell'area di rigore. Comunque sempre bene, Morten Thorsby, avercene. Molto bene invece oggi Tonelli, è il mio migliore in campo, prende 7 il difensore centrale toscano che ci mette la solita grinta, è il leader della difesa perché Colley invece è un soldato che preferisce seguire un comandante quale invece è Lorenzo Tonelli, che stavolta si risparmia pure l'ammonizione, entra forte quando c'è da entrare, tra l'altro direzione di gara che a mio giudizio ha favorito in questo senso la Sampdoria, o meglio l'interpretazione della partita da parte della Sampdoria che è stata molto fisica, non dico che ci siano stati errori arbitrali a nostro vantaggio, ma è stato un arbitraggio come si dice all'inglese, la Sampdoria l'ha capito, ha aggredito forte, alla fine ha vinto anche grazie a questa circostanza. Quindi 7 per Tonelli, 6,5 per Colley che ha iniziato marcando strettissimo, andando molto molto convinto, molto duro con una serie di falli su Messi, finché non è arrivato il giallo, giusto per reiterazione di questo tipo di regolarità, poi ha smesso in questo senso, ha tenuto la posizione senza particolari sbavature, come non ne ha avute anche, e anche questa è un'ottima notizia, Tommaso Augello che inanella la seconda buona prestazione consecutiva dopo quella di Verona e che 2 gare che arrivano invece dopo un periodo buio, soprattutto dal punto di vista difensivo. Anche contro il Crotone, Augello difensivamente è stato perfetto, coperture, diagonali, letture difensive, anticipi e duello vinto con una nostra vecchia conoscenza, e cioè il portoghese Pedro Pereira. Passiamo al centrocampo dove ci sono tante belle notizie e una nota stonata. Partiamo dalle belle notizie, dal 7 a Jakub Jankto, che firma gol e assist, quindi una partita vinta 3-1 è molto molto incisivo, anzi è decisivo. Gioca bene perché si trova, oltre a spendersi in un migliaio di corsi all'indietro, di palle recuperate, che noi forse spesso sottovalutiamo nell'analisi delle prestazioni del centrocampista ceco,
si trova ad attaccare nel modo che più gli si confà, e cioè arrivando, inserendosi senza palla, crossando, facendo gol. È un giocatore che, se poi invece deve manovrare, deve toccare tante volte il pallone nella stessa azione, perde un po' di efficacia, deve arrivare in velocità, e per questo è perfetto per il calcio di mister Claudio Ranieri. Bene anche Ekdal, 6 e mezzo, è tornato definitivamente ai suoi livelli, lucido in impostazione, in appoggio alla manovra e in copertura, fa fallo quando c'è da fare fallo, lo subisce quando c'è da subirlo, di testa si fa valere sull'azione del gol del 3-1, fa l'assist, lui allunga la traiettoria del corner per il gol di Quagliarella, quindi dopo averci preso gusto con 2 gol nelle ultime 3 partite contro il Milan e contro il Verona, confeziona anche un assist, quindi molto buona la notizia del ritorno su grandi livelli di Alvin Ekdal. La nota stonata invece è chi giocava accanto a lui, cioè Adrien Silva, che purtroppo in questa partita conferma i miei dubbi non tanto sul giocatore in sé, quanto sulla sua collocazione in un modulo e in una squadra che gioca in questo modo, e cioè 4-4-2 dinamico, molto verticale, e tutti i suoi problemi sono emersi in questa partita in cui è stato molto impreciso, travolto dal ritmo di una gara molto verticale in cui si andava avanti e indietro da tutte le parti, e ha fatto fatica appunto a trovare la posizione, il palleggio, ha provato un paio di numeri, forse nel finale si è un po' ripreso, ma durante il match ha annaspato secondo me parecchio, e mi dispiace perché credo molto in questo giocatore, mi piacerebbe vederlo protagonista in questa squadra. Chiudiamo il centrocampo titolare con Mikkel Damsgaard, 6 e mezzo, molto bene, l'esterno danese che si conferma un giocatore che questa Sampdoria ci sta benissimo, parte titolare al posto di Candreva per i motivi che noi tutti conosciamo, fa gol, partecipa alla costruzione del 2-0. Io lo preferisco a destra, vi dico la verità, da destra ha fatto partire appunto il gol di Yankto, secondo me un po' meno prevedibile, nonostante sia destro di piede, ma è bravo ad alternare l'azione, ad allargarsi con quella invece andando verso il centro. A sinistra, forse perché sta funzionando meno il binario con Tommaso Augello, in questo momento lo vedo un pochino più prevedibile, però comunque è una ottima prestazione la sua. Werner invece ha fatto un passettino indietro, dà comunque il via all'azione che sblocca il match lanciando Yankto al cross per Damsgaard, poi però cala un po', perde un po' la posizione, qualche pallone di troppo, qualche errore in appoggio, niente di grave, lo rivedremo, è comunque un'alternativa valida proprio perché hanno caratteristiche completamente diverse nella tre quarti al posto di Gastón Ramírez. Passettino indietro anche perché la gara da interpretare era un po' diversa rispetto a quella di Verona per Nino Lagumina, 5 e mezzo anche per l'attaccante palermitano che comunque sgomita, si fa sentire, ha imparato a sentire e riconoscere i suoi urli molto acuti. Lo stesso che ha fatto quando ha preso il fallaccio da Barak a Verona, gliel'abbiamo sentito fare oggi nella gara con il Crotone per chiamare il lancio in profondità da parte dei suoi compagni. Comunque esce per lasciare spazio a Fabio Quagliarella, e quindi così andiamo con i subentrati. È una dinamica questa che Ranieri ha fatto capire che potrà ripresentarsi più volte. Potrebbe anche essere che si aggiunga qualcuno all'organico della Sampdoria in attacco, quindi a maggior ragione. Ranieri ha detto di aver detto a Quagliarella: te li stanco prima, così entri e fai gol. Effettivamente questo è successo. Bravo Fabio Quagliarella, che anche nell'intervista post partita ha accettato, ha detto di accettare di voler giocare sempre da titolare perché ci tiene, ma capisce. E meno male, che insomma è giusto dare spazio a tutti, farlo rifiatare perché le primavere iniziano a essere tante. Comunque sono stracontento che sia tornato al gol. Poco dopo il suo ingresso in campo, al posto giusto, sulla spizzata di Ekdal, aveva pure trovato il quarto, anche lì era al posto giusto, sul bellissimo cross di Candreva. Candreva che è entrato al posto di Damsgaard, 6, perché mi sembra che l'atteggiamento, sono felice che la cosa sia rientrata, che Ranieri ha gestito perfettamente, peraltro, è rientrato, ha toccato un paio di palloni e uno l'ha messo sulla testa di Quagliarella, l'assist gliel'ha tolto soltanto il VAR per un suo fuorigioco di 10 centimetri, quindi 6 e mezzo a Quagliarella, 6 a Candreva. Gastón Ramírez è entrato al posto di Verre, 6 anche per l'uruguaio che non ha fatto grosse cose, però è entrato anche qui come a Verona per gestire il vantaggio, rallentare i ritmi, giocare corto, fare un po' di torello, un po' di possesso in giro per il campo. Ha provato anche la conclusione senza trovare la porta. È entrato anche Yoshida nel finale, ma senza voto. Ovviamente si è messo lì terzino destro per gli ultimi minuti di gestione del doppio vantaggio della Samp.
7, altra sufficienza perché è stata una Samp soddisfacente che ha interpretato bene la gara che appunto poteva sembrare più abbordabile, ma secondo me era molto scivolosa potenzialmente questa gara con il Crotone gestita bene da Mister Ranieri a livello tattico nel primo tempo e nell'inizio del secondo, cioè nei momenti in cui l'abbiamo decisa, l'atteggiamento è stato giusto con l'aggressione e il poco spazio lasciato al Crotone, che è una squadra che però comunque ha un'identità ben precisa di gioco ed è stata ben contrastata dalla prestazione della Samp, quindi buona lettura tattica e, come dicevo, ottima gestione dal punto di vista umano e da leader di questo gruppo del cosiddetto caso Candreva, che a bocca sua e anche per le dichiarazioni di Osti nel pre-partita è ufficialmente chiuso, ammesso che ci sia mai stato un vero e proprio caso. È stata una pausa di riflessione concessa all'esterno romano in occasione della trasferta di Verona. Adesso arriva l'ultima partita dell'anno, come dicevo, quella con il Sassuolo, che possiamo affrontare con un po' più di tranquillità, sperando di trovare il secondo ciclo da 3 vittorie consecutive dopo quello di ottobre. Grazie a tutti, iscrivetevi ai nostri canali, questo su YouTube, Meme of Sampdoria su Instagram e su Twitch, dove settimanalmente facciamo anche delle live in cui parliamo ovviamente di Sampdoria. Grazie a tutti, ciao!